ospitare su questo palco Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo e Guido Magherini, insieme all'amico Luca Tronconi, che oggi vedete una veste molto più professionale, più seria della quale siete abituati a vedere. Oggi parliamo di fatti che conoscete, ma che è giusto approfondire, di cui non ci si stanca mai di parlare. Purtroppo l'Italia è un paese in cui quasi ogni giorno ci ritroviamo ad avere anniversari, a ricordare persone che non ci sono più. Ieri era l'anniversario della strage di Viareggio, oggi siamo qui a parlare di altre morti, ma che non vanno dimenticate, per le quali bisogna sempre tenere alta l'attenzione. Purtroppo noi in Italia abbiamo un problema, perché chi, Amnesty International, tutte le varie organizzazioni umanitarie, noi stessi ci battiamo per l'approvazione della legge sulla tortura vera, concreta, reale, efficace, viene, diciamo, tacciato per essere antiforza dell'ordine. Ma questo è la più grande stupidaggine che si possa dire, perché la legge sulla tortura tutela in prima battuta proprio le forze dell'ordine stesse, perché non tutte le forze dell'ordine, non tutti gli agenti di polizia, non tutti i carabinieri, questo lo sappiamo, diciamo, sono adusi all'abuso dei diritti umani, anzi, essi sono una minoranza, e garantire effettivamente la possibilità di perseguire, di chiamare di fronte alle loro responsabilità e di distinguerli dagli altri è una tutela per gli altri. Però noi abbiamo un problema, che l'applicazione della legge sulla tortura, l'approvazione della legge sulla tortura, ma anche la gestione di questi processi è diventato un fatto sindacale, è diventato un fatto di solidarietà, di pro o contro le stesse istituzioni. Chiedeva aiuto con tutta la sua forza, cioè i primi interventi furono di delle persone che lo sentivano gridare e chiamavano il 118, la polizia, i carabinieri per intervenire. Quando queste persone, questi 4, 6, 8 carabinieri sono intervenuti, invece di aiutarlo, l'unica cosa che hanno pensato di fare è quello di prendere la botte, dargli calci, metterlo per terra e soffocarlo. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di dimostrare quello che aveva subito Riccardo, però è successo subito che si è rivoltato il mondo della polizia, dei carabinieri, che non accettano questo. Infatti, dopo che l'avevano ucciso, la cosa principale loro è stata quella di creare subito il loro alibi, cioè che Riccardo era un energumeno che cercava di picchiarli, che cercava di offenderli. Tutto questo è stato dimostrato che non è successo, perché sfortunatamente per loro c'è una ripresa televisiva dove lui chiede aiuto fino all'ultimo respiro: aiutatemi, c'ho un figliolo, chiamate l'ambulanza. Cioè non si è mai rivoltato offendendoli come qualsiasi persona avrebbe fatto, perché io credo che quando uno è in terra, che prende calci, che subisce una tortura, perché quella è una tortura, le buone parole, le buone maniere vanno a farsi benedire, incomincia a offendere. Invece lui, con educazione, ha sempre cercato di avere una collaborazione da loro. Loro l'unica collaborazione è stata quella di ucciderlo. Allora, Guido è un ex calciatore, bravissimo e famoso, con una famiglia, con due figli meravigliosi. Io nella vita faccio l'amministratore di condominio, ho due genitori fantastici ai quali devo tutto, sono mamma di due figli ed avevo un fratello che è stato più sfortunato di me. Io e Guido non ci saremmo mai dovuti incontrare, non ci saremmo mai conosciuti, perché le nostre vite sono tanto diverse. Io e Guido ci siamo incontrati perché c'è qualcosa che ci accomuna. Un giorno, in un istante, all'improvviso, le nostre vite sono cambiate, sono state stravolte, sono finite per sempre, le nostre vite non saranno mai più le stesse. Un'altra cosa accomuna me e Guido, quel bisogno di non arrendersi, di non piegarsi alle bugie, alle ipocrisie, alle menzogne, alle cattiverie, a tutte le cose che vengono dette gratuite ad una famiglia che ha già subito un sopruso così grande, un dolore così indescrivibile, e che è lì con tutta la sua speranza e fiducia, nonostante tutto, nelle istituzioni, a chiedere una cosa sola, prima ancora che la giustizia, la verità su quelle morti. Ecco, io
immagino lo stato d'animo di Guido quando ricevette quella telefonata, lo immagino perché ricordo il mio stato d'animo e soprattutto quello dei miei genitori quando ci comunicarono con un decreto di autopsia non che Stefano, 31 anni, non c'era più, ma che di lì a poche ore il suo cadavere sarebbe stato sezionato. Io ricordo perfettamente cosa provammo davanti a quell'agente di polizia penitenziaria che all'insistenza delle nostre domande, perché avevamo bisogno di sapere, perché sapere è l'unica cosa che ti dà un minimo di possibilità di andare avanti nella vita, che a un certo punto alzò le braccia e disse: beh, controllate, le carte sono in regola. Questo accomuna me e Guido, la maniera in cui lo Stato, in un istante, di punto in bianco, ti volta le spalle, diventa in un attimo il tuo peggior nemico.